Buonasera dalle verdeggianti e fioritissime colline del Piemonte, ma con il cuore, e soprattutto con la paziente e sapiente regia di Mariano lo Piccolo, dall'altra parte del mare, in Sardegna. Bentornati emigrati, quando loro eravamo noi, storie ed aneddoti di migranti e migrazioni raccontate dai protagonisti. Ebbene sì, questa è l'ultima puntata di questa prima stagione. Come passa il tempo quando ti diverti, è eh? volato. Certo che ne abbiamo ascoltate di belle storie in questi mesi, una più interessante ed emozionante dell'altra. L'ospite di quest'ultima puntata abbiamo voluto tenerla segreta. Vi dico solo che si chiama Anna Maria e vive a Torino. Perché mai l'avrò voluta ten tenere segreta? Non è un personaggio famoso, non è una star dello spettacolo, non è una cantante, non è una scrittrice, nulla di tutto ciò. È una persona semplice, con una storia semplice ma colma di umanità, amore, sacrifici ed anche parecchia miseria e eh, addirittura fame ma una storia vissuta sempre con tanta, tanta dignità ed è proprio per questo che ho deciso di condividerla con tutti voi. È una storia che parla di un tempo in cui non era poi così scontato riuscire a fare pranzo e cena nello stesso giorno o poter indossare un cappotto, un paio di scarpe, anche nei rigidi inverni piemontesi. Una storia in cui molti di voi, specialmente gli emigrati più anziani, si rispecchieranno sicuramente e che ne sono convinto... Avrà anche da insegnare qualcosa a quelli più giovani. Bando alle ciance. Andiamo subito da Anna Maria a farcela raccontare. Regia. Ciao Anna Maria, benvenuta. Ciao Gianluca, ciao. Come ciao, va? ciao, che piacere trovarti. Bene, anche grazie. Tanto. In quale angolo di mondo ti trovi, Anna Maria? Torino. a Torino. Torino, ah, sì. Siamo vicini, allora siamo, Beh, insomma, siamo molto sì. vicini. <ride> e invece, di dove, di dove sei originaria? Allora, io sono nata a Carbonia per cui provengo dal Sulcis, dalla dal parte dal sì. sud-ovest della Sardegna. Perfetto. Conosciamo benissimo quella zona, abbiamo avuto più ospiti già. Di quella zona è molto gettonato il sulcis nella nostra trasmissione è Anna Maria L ho seguito dimmi io la tua storia la conosco però trovandola molto interessante sono un po di settimane che dico devo devo farmi raccontare la storia di Anna Maria per condividerla con i nostri ascoltatori con i nostri anzi con i nostri telespettatori, telespettatori. Eh, quindi raccontaci un po' sei partita da carbonia quando dove sei arrivata raccontaci un pochino l'inizio della tua immigrazione? Allora, io sono nata a Carbonia, ma dopo qualche anno ero piccola e ci siamo trasferiti a Sant'Antioco. Mio padre era di Sant'Antioco, mia madre di Assemini, per cui un, un po' distanti, però siamo andati a Sant'Antioco e lì ho vissuto fino a che avevo dieci anni. Mio padre era già stato in Piemonte nel 1948, era rimasto affascinato dalla dall perché lui comunque era andato a fare la vendemmia nell'Astigiano. E, e Niente, piano piano, piano piano ha deciso che doveva portare sulla famiglia, doveva andare a Torino. E per cui ci siamo trasferiti nel '60, a settembre 60, del '60. Quindi... Quindi eri una bambina, ti sei trasferita quindi con i tuoi genitori. Raccontaci esatto. un po' il viaggio. Allora, come è, com è stato quel viaggio? È stato un, un po' così. Vedendolo da adesso dico: Ma capito, come abbiamo fatto? <ride> A quel tempo, giustamente da bambina, perché poi mia mamma, essendo rimasta da sola lì, con sei figli, io sono sei la seconda, figli. la seconda di sei. Per cui avevo 10 anni. Allora, Quindi gli, gli altri fratello... erano piccolissimi, immagino. E tu eri la più, una delle più grandi aveva 10 anni. E infatti, mio fratello maggiore aveva 13 anni, scarsi, io, io di 10, poi una di 8, uno di 7, altro di 5, l'altro di 3. Comunque, l'ultima aveva 6 mesi in pratica. Da 13 a 6 mesi eravamo 6 figli. Mm, e, mamma mia. E, mia mamma, e mia mamma mi ricordo che ha dovuto vendere giustamente tutto ciò che avevamo anche se non avevamo grandi cose perché a quei tempi nelle case non è che c'erano tutte le modernità di adesso no insomma avevi mamma poche mia. cose però comunque ha dovuto vendere tutto e eh, badarci comunque anche avendo quasi niente in casa eh, perché man mano venivano a ritirarsi le cose, le persone, e io mi ricordo quel viaggio. Una persona adesso, forse mi ricordo anche il nome di questa persona che a quest'ora sarà deceduta: Gino Leoni, che faceva da, da, da trasporto e ci ha accompagnati al porto di Cagliari quel 16 settembre del 60. E mia mamma con i fagotti, perché neanche le valigie non avevamo, aveva, cioè, cioè, si accartocciavano, ma che ne so, fossero lenzuola qualcosa, no? Mettevi tutti gli indumenti dentro, legavi a fiocco con quattro fiocchi e c'erano questi fagotti. Ma da immaginare con tutti questi bambini, la traversata porta un po' di cibo. La cosa e l'altra non è stato semplice. Mm. E poi siamo andati fino a Civitavecchia. Vecchia. Su, con la nave, a Civitavecchia è venuto mio papà a prenderci e noi... Perché lui, sei... stava, lui stava già a Torino, quindi, lui, lui non ho capito è... bene, abitava allora, già a Torino lui. Sì, sì scusami, allora mio papà ah, è partito da Sant'Antioco eh, ad aprile, la settimana dopo Pasqua, cioè l'indomani di Pasqua più o meno, qualche giorno dopo Pasqua, è partito per venire a Torino, esattamente a Collegno. Provincia di Torino, ah. comunque a poca distanza, e, e per cui lui è venuto su ad aprile e a, a settembre ha portato su la famiglia, per cui lui ha trovato lavoro, ha affittato un appartamento. Anche se a quei tempi gli appartamenti erano, lasciavano anche un po' desiderare, avevi il bagno fuori, avevi insomma, a quei tempi era normale così. E comunque, lui in pochi mesi ha portato sulla famiglia affittando casa, comprato i mobili. Firmando Ma quindi, questo persone. viaggio, questo viaggio eravate con tua mamma solo voi, bambini con tua mamma? So, sì, esatto. Sei figli che e Complimenti mia mamma. A, a la, Ma, alla mamma, molto coraggiosa, mia mamma. Coraggiosa, per sì. Aver affrontato, sì, per aver affrontato un viaggio del genere con tutti questi bambini. Perché, comunque, mia mamma non si era mai mossa da. da dalla Sardegna, ma comunque i posti che fossimo a Carbonia, che fossimo a Sant'Antioco, in ogni caso non si era mai mossa da, da quello che era nella cerchia del rionale basta, per cui affrontare questo viaggio, andiamo in continente È una bella avventura, certo molto, e tu eri contenta, nella tua visione di bambina per te sì, doveva essere una, tutti una cosa andiamo bella un viaggio andiamo in continente, perché chissà che cosa era sto continente, ma cioè, da bambini la vive in un modo adesso è logico. Eh certo, certo, passa il tempo, però mi ricordo. Poi avete fatto il viaggio avevo... in treno da Civitavecchia? Esatto, mio papà, appunto, mh, ci ha aspettato lì. Abbiamo fatto da Civitavecchia a Torino, e da Torino abbiamo preso un altro treno perché comunque non è che era il diretto fino a, fino a Collegno. E la cosa che mi è rimasta molto, molto, molto impressa di quel viaggio è proprio. Oltre che il tragitto nella nave, ma nel treno, perché mio papà è arrivato e aveva il pollo, il pollo arrosto, oh, perché dovevamo oh. mangiare pollo Vabbè. arrosto con le patate. Ah, per noi era una grande festa, perché poi comunque quei tempi lì la carne non è che la vedevi, cioè la vedevi un Spesso, po' col binocolo, cioè. non è che e, e per cui per noi è stata una grandissima festa essere tutti assieme e dividere questo pollo, eravamo in questo scompartimento perché comunque eravamo otto persone. Eh, lo scompartimento per noi, e eh, io ho ancora presente quella tavolata con questo pollo e noi bambini che mh, ci vedeva la collina già solo col profumo, figurarsi, ecco, quello sì. lo ricordo molto bene. Sì, sì. Quindi per te è stata una festa la partenza. È una stata festa. una, una sì, festa, sì, sì, molto, molto. Si Poi termina. arrivata con legno, come, come, come si è evoluta la cosa? Continuato a allora, essere una festa oppure? No, anche continuate a essere una festa perché eravamo felici di essere in un posto nuovo, in un posto diverso. Eh, avevamo, avevamo tanti vicini intorno, non che a Sant'Antioco c'erano i vicini, in quella ca l'ultima casa che siamo stati c'erano, però qui invece era un cortile dove... C'era questo cortiletto piccolo e tutti gli appartamenti tutti intorno, tutte queste piccole palazzette, casette di, di uno o due piani, ed era proprio tutto pieno di, di queste famiglie, dove eravamo noi che comunque erano a camera, cucina, e attraversato un piccolo cortiletto, ma che era nostro comunque, era recintato. E c'era poi un'altra stanza per cui dovevi attraversare questo piccolo cortiletto, sia per andare in bagno che per andare nella camera che poi era nostra, dei figli, di alcuni, noi. Ecco. E, e per cui con tutta questa gente che ci trovavamo intorno, ed erano principalmente siciliani, c'erano dei veneti e c'erano dei siciliani. Già perché erano gli anni delle, della grande immigrazione, grande tutti, immigrazione tutti andavano esatto. a Torino in quel periodo. Infatti, eravamo tutti arrivati più o meno tra il 59 e il 60, quello sì. E io ricordo molto bene che dove abitavamo noi, che eravamo a piano terra, comunque avevamo questo piccolo piccolo cortiletto. però era un vantaggio per noi con tutti questi bambini. E al, al secondo piano abitava una famiglia di mogoro. E abbiamo legato molto molto bene, infatti, con la famiglia, anche con i veneti, cioè è stata un'evoluzione per noi che mai più immaginavamo cosa fosse il continente. <ride> Questo è. Eh. Sì, Credo esatto. che, quanti, quanti anni, anni sono, sono adesso, che croce, 60, 60 anni. 60, 60, più, anni. 60 più anni. A settembre 61. saranno 61. Bravo, bravo, Gianluca. Quindi penso che hai cammini, capito che cos'è cos il, il continente. continente. Ho capito, no, imparato. ho imparato, ho imparato. imparato come è stata l'integrazione con gli altri bambini a scuola? Come, come ti sei trovata all'inizio? Sei stata accettata? Sei, allora, hai fatto amicizie? Dimmi un sì, po'. Ti dirò che tutto sommato, a quei tempi, chi era eh, i piemontesi? Diciamo, nonostante. Avessero comunque i cartelli belli grandi nei portoni, non si affitta meridionali, non si affitta meridionali, era così, non ci volevano, neanche ci i Veneti non potevano figurarsi se volevano i sardi. E, però i piemontesi, che poi erano mh, le, le bimbe compagne di scuola, sono, io mi ricordo di essere stata molto ben accettata. E venivamo aiutati anche da queste persone, da queste famiglie. Anche quando è stata ora, dunque noi abbiamo avuto subito il primo inverno in Sardegna, non avevamo cappotti, non avevamo riscaldamento, perché non serviva, faceva caldo, certo. eh, non serviva niente quello. E si è scontrata da... con questa differenza di clima subito. Molto duro, molto, molto, molto rigido, certo. Molto, e Immagini allora che... appunto queste famiglie cosa hanno fatto? Ci davano proprio degli abiti, degli indumenti. Gli indumenti, perché io mi ricordo una cuffietta bianca, quella me la ricordo sempre con quella lana bella soffice. Quando mai ho portato un cappello e, e comunque sì, anche un cappottino, le scarpe. Perché noi, noi avevi un paio di scarpe. Fa che immagino una che, che fosse una famiglia, una famiglia abbastanza povera, no? da cosa ho capito. Lavorava sì. solo tuo papà, sei figli da mantenere. Esatto, esatto. E nonostante che era solo lui a lavorare, appunto, eh, ci mandava dei soldi giù, perché l'unico reddito era quello. Lui ha fatto tutto, ha comprato mobile, ha fatto tutto, ma mandava anche i soldi alla famiglia. Perché, perché comunque... Sì, ma dico, non... anche, anche a Torino immagino che, che abbiate trovato po difficoltà. Povertà, perché, povertà, insomma, povertà eh, non... sì, sì, certo. Povertà. Perché, povertà. Quella purtroppo l'abbiamo conosciuta parecchio, la povertà. Sì, ci mancava proprio, cioè, quando ti sedevi a tavola c'era un piatto: poteva essere una pasta asciutta, poteva essere una minestra, poteva essere quello. E capitava giustamente di dire: Mamma, io ho ancora fame. eh vabbè, se vuoi cioè, ce n'è ancora. Se vuoi, altrimenti ti mangi un pezzo di pane. Il pane era il secondo, perché non è che potevi fare il secondo. Una pietanza, se ti mangiavi la pietanza, ma cos'era? Un pezzo di formaggio, un po' di verdura? Abbiamo, abbiamo patito, sì, proprio tanto. La fame proprio. Sì, sì, proprio la fame, esatto. Per cui ti mancava proprio quello che erano le cose primarie, le cose necessarie, l'essenziale. L'essenziale. Quindi scarpe, e... vestiti, e uh, anche la sì, tutto, tutto, tutto. Mancava proprio tanto. Allora. Uh, grazie a quelle persone che ci donavano le cose perché proprio io mi ricordo che lo facevano proprio col cuore, questo lo, lo facevano proprio con l'anima di aiutarci. Beh, questo sì. fa piacere, Però, certo. Sì, sì, sì. Io non posso dire niente di negativo contro i piemontesi a quel tempo, anche se <coughs> scusa. Anche se erano negativi per i, per i meridionali, ma ci hanno accolto bene. Non, non ricordo la negatività assolutamente, non la ricordo. E certo, non bella. si può generalizzare, non tutti i piemontesi no, no, erano infatti, razzisti, infatti, non tutti erano, cioè, Esatto. Come e non tutti i meridionali erano bravi, non tutti erano delinquenti, Esatto, come ogni, esatto ogni, uguale, cioè, cioè, cioè ogni diciamo categoria che... Perché parlare esatto, infatti? Siamo tutti uguali. No, infatti, certo. C'è il bravo. buono e il meno buono dappertutto. In ogni da angolo di mondo, uguale. certo. Esatto. Il delinquente è il esatto. buono. Mm, è Anna Maria cresce, diventa grande. E Anna Maria e continua, immagino che continua a studiare, si laurea, diventa Sì, no? molto. Guarda. Oh no, allora. Anna Maria, come è, com è proseguita la tua? Allora, crescita. io sono arrivata appunto dalla Sardegna che eh, frequentavo la quarta elementare. Ho, frequen no, ho frequentato la terza elementare in Sardegna perché comunque era un anche un anno indietro, ma a parte quello, eh, ad esempio con la scuola, io ho frequentato la quinta, la quarta, scusa faccio un po', la quarta, ma avevo la difficoltà con l'italiano. Perché comunque in Sardegna non è che parlavi così bene l'italiano, assolutamente no. Perché Ci in passato si parlava certo. la lingua sarda, rigorosamente il sardo, e a scuola, eh, a scuola apriti cielo, Era dura. Era dura. Tant'è vero che sono stata bocciata. E, e io beh, ho ripetuto la quarta, comp comprensibilissimo direi. Per l'italiano, perché comunque tutta quella trasformazione ha portato a ripetere la quarta. E Poi bello, ho frequentato la neanche. quinta, ok, tutto bene, non era una cima a scuola, però non ero neanche delle ultime, insomma erano nella media delle, di quell'età. La scuola dell'obbligo finiva in quinta elementare, quinta, no? Esatto, esatto, io infatti ho, ho fatto lo stesso. Il tuo dovere l'hai fatto. <ride> sì, sì, però no, io ho ancora continuato un anno che faceva già ah. parte delle superiori. Io ancora frequentato la prima media. In quell'anno lì o l'anno precedente o proprio in quell'anno lì avevano unificato le scuole, nel senso che eh, mentre si facevano tre anni di avviamento e poi dopo passavi alle medie, invece avevano unificato, facevi tre anni e si diceva, si chiamava proprio scuola media unificata. E io ho frequentato la prima. Hai fatto solo la prima. Ho fatto e la prima. Per... E poi, che è successo? Che la difficoltà dell'italiano comunque c'era, era rimasta, e quando arriviamo a giugno, alla fine della scuola, cosa fanno? Mi rimandano a settembre. Di italiano, ma non è di italiano, italiano scritto. Al che a me ha dato fastidio. Perché dico, ma scusa, mi mandi a settembre? Di italiano scritto, o mi mandi di italiano totale boh, oppure prece. mi fai passare avanti, poi l'anno prossimo magari mi stanghi e, e niente. Io, in quel periodo lì, non mi andava giù, ho detto: Io a settembre l'esame non lo faccio. Ah. Mio padre, che aveva già altre idee, oltretutto, e dice: Tu vai a lavorare. Ecco, dice tu a casa non ci stai, vai a lavorare per tutta l'estate, e poi dopo riprenderai la scuola. Ok. Ma andare a lavorare, io avevo, allora, io avevo una passione che ce l'ho tuttora. Eh? La passione dei capelli. A me piaceva ah. fare la parrucchiera, è sempre stato il mio sogno, e finalmente quell'estate lì appunto. Avevo la possibilità di andare a imparare la parrucchiera. E per cui sono andata, ma io non mi accontentavo di lavare le teste e di, e di pulire i vetri e di mettere ad asciugare gli asciugamani. Io volevo proprio agire di più sul cliente. Però a un certo punto, allora, guarda, Gianluca presto fa ridere. Allora, lo stipendio, quant'era lo stipendio in quei mesi? Io ho fatto tre mesi lì. Il primo mese, oltretutto, lo stipendio era 3.000 lire al mese. 3.000. Mm. Mm, tantissimo. Fosse allora, 3.000 euro, quindi... sarebbe bellissimo. <ride> Guarda, con quei 3.000 lire, il primo mese, 1.800 lire di camice, perché mm. dovevi avere il camice da lavoro. Poi, gli altri 1.200 lire... C'era l'abbonamento del PULMA perché nel frattempo ci siamo spostati. Esatto, eh, ci siamo spostati. Abbiamo abitato per un periodo alla cassa, sempre provincia comunque Torino: la cassa. Per cui io facevo l'abbonamento del PULMA e lo stipendio finiva il secondo mese. <ride> idem perché? Perché ci voleva l'altro camice, non potevi stare solo con uno e lo dovevi pagare, Sono ok. <ride> E il terzo mese ok c'era solo l'abbonamento del pullman ma mio padre cominciava a dire no devi cambiare lavoro perché questo lavoro non rende qui devi guadagnare di più e dico ma papà ma a me piace questo lavoro perché non mi lasci qua no 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 devi cercare altro e, e niente a un certo punto ha cambiato ecco lì è finito non è finito il mio sogno, è continuato sempre e c'è tuttora. È rimasto sempre lì quel sogno, ma non ho mai potuto sviluppare. Allora sono andata a lavorare. Mai smettere di sognare, mai smettere di sognare. Esatto, mai smettere di sognare, io l'ho sempre tenuto lì. Comunque sono andata alla cassa che c'è una tenuta di un conte e questo qui aveva l'allevamento dei polli. Allora io con un'altra signora alle 4 del mattino attraversare il bosco per andare da, in questa cascina per pulire i polli che poi dovevano andare al mercato. Ci davano 20 lire a pollo. Lo dovevi spennare, lo dovevi togliere l'interiore e, e niente, sono stata un periodo e poi cioè, non, non credo che cosa. ti piacesse quella ora, assolutamente cioè, no. La ragazzina che... che fa questa vita <ride> con so. la puzza che c'era con quell'orario, cioè alle quattro, così no, poi faceva freddo, cioè insomma, varie cose che proprio non, non andavano bene. Ci siamo spostati di nuovo da lì perché poi abbiamo, cioè abbiamo cambiato diverse volte. È eh, casa non è che ci siamo rispostati. Siamo andati a abitare, ho abitato anche a San Pancrazio. Ecco, prima di andare alla cassa era San Pancrazio, ma un annetto così. Siamo sempre stati comunque nella provincia di Torino. E I miei fratelli e anch'io, alla fine della quinta, da San Pancrazio andare a Pianezza a scuola, ce ne va, eh, a Pianezza inoltrata, quanti chilometri erano, Anna Maria? Tre chilometri tutti a piedi, tutte a le mattine? Piedi. Perché se perdevi il pullman, passava il pullman, ma noi sovente eravamo in ritardo perché mia mamma ah, no. finché, ci, finché preparava tutti, mia mamma, figurati. Ciao. E allora andavamo, andavamo a piedi, andavamo a piedi, ma poi se pioveva non si andava a scuola perché? Perché non c'erano le scarpe. Se ti bagnavi quelle uniche che avevi, cosa facevi poi? Ah. E non si andava a scuola se perdevi il pullman quando il tempo era asciutto, arrivavi a scuola che era altro che le nove e per cui è, sono stati percorsi duri in tutti i sensi. Pensandoci sono adesso, stati... nessuno, Beh, sì, nessuno farebbe più quello, però, però era così. Mm. Non si poteva. Magari fare qui altro. Dove, dove viviamo noi, perché credo che in altre parti del mondo purtroppo sia sia ancora abbastanza attuale sì, in questa, quello in questa sì, cosa. ci sono tanti paesi Purtroppo che sono in molte parti del mondo sottosviluppati, molto sottosviluppati noi tutto sommato pur mancandoci tanto, però nell'insieme avevamo già rispetto a loro certo. per e carità, adesso niente. i nostri figli non, non immaginano neanche che i no. loro nonni abbiano, abbiano passato qualcosa di simile tutto cioè, quello perché poi esatto quando, per fortuna è storia è, passata. È, è, è stata una storia dura, però poi per fortuna, vabbè, le cose migliorano, ma prima di migliorare ce n'è voluto, ce n'è voluto tanto sicuramente. Quando hai iniziato a migliorare la tua vita? E questa era la prima parte della storia ad altri tempi di Anna Maria. Interessantissima, no? Ancora, è ancora molto, molto ricca di, di episodi, di aneddoti che ci racconterà nella, nella seconda parte. Eh, io direi, visto che è l'ultima puntata, abbiamo i debiti, dobbiamo pagarceli. L'unico modo per pagarci i debiti è quella di mandare pubblicità, avere uno sponsor come il quinto Mirto. Regia, Spotify, il primo Mirto ti incuriosisce il secondo ti invita il terzo mirto ti solletica il quarto ti gratifica ma soltanto uno sarà capace di arrivare dove gli altri non possono arrivare. Soltanto il quinto mirto ti farà dire Il Quinto mirto, il mirto che ti fa dire Arrougugo e questo era il nostro improbabile sponsor, che non ci ha mai mollato un euro, eh, dobbiamo dirlo, siamo a 13 puntate e ci fosse arrivato. Anche solo un euro, niente, vabbè, è molto improbabile come sponsor, però è molto simpatico. La regia, direi, ho visto che ci sono dei messaggi, vediamo di, di leggerli. Eccoci qua, Laura Chilardi, un'affezionatissima, buonasera a tutti, buonasera Laura, bentornata. Teresa Fantasia dall'Argentina è stata nostra ospite. Teresa, rimani sintonizzata perché ti devo contattare, dopo capirai qualcosa. Buonasera a voi, ciao Gianluca Quinto Moro Cozza, ciao Teresa e Hermanita dall'Argentina. Stefania Fredolini, un'altra affezionatissima. Buonasera a tutti, buonasera a te, Stefania, bentornata, grazie per seguirci sempre. Alessandro Macis, che adesso non so dove sei, in Belgio, in Francia, in Corsica, non riesco a seguirti, è un immigrato itinerante. Ogni volta che lo sento è in un posto diverso. Ciao, Alessandro. Tiziana Cozza, affezionatissima. Buonasera a tutti, ciao Gianluca, ciao a te, carissima Tiziana, bella storia anche oggi, grazie. E devi sentire ancora l'altra metà. Antonietta Carlino, una new entry. Benvenuta Antonietta, buona serata anche a te, benvenuta di nuovo. Laura Chilardi dice «Vita davvero non facile». Sì, soprattutto se appunto, ascoltata in questi tempi in cui diamo tutto per scontato, pensare che solo una cinquantina di anni fa c'erano era, bambini che andavano a scuola scalzi o che non avevano da mangiare, italiani, emigrati, insomma sì, fa davvero, fa davvero pensare. «Una vita non facile, quella di Anna Maria» che continueremo ad ascoltare ma prima vi voglio accennare a una cosa questa è l'ultima puntata nella parte finale vi accenno poi un'altra cosa ma adesso volevo parlarvi del libro uscirà quanto prima il libro emigrati storie ed aneddoti eccetera eccetera con eh, le interviste eh, un po più romanzate non solo proprio la trascrizione di, di, di queste 13 puntate ma un pochino più elaborate e quindi state sintonizzati perché è in arrivo anche il libro Emigrati quando loro eravamo noi. Adesso direi che Anna Maria è lì che aspetta. Io sono curioso di sapere come è migliorata la sua vita, ci ha lasciato così. Come è migliorata la tua vita? Anzi, quando hai iniziato a migliorare la tua vita, se non sbaglio. Andiamo a sentire quando. Regia. Quando hai iniziato a migliorare la tua vita? Ma la mia vita è migliorata, diciamo che poi ho cominciato a lavorare, allora, quando ho lavorato un po' più in maniera definitiva, eh, mio padre attraverso, attraverso un annuncio da qualche parte, da qualche giornale aveva preso un annuncio, cercavano una ragazza che rimanesse fissa a servizio in una famiglia, perché comunque a quel tempo si faceva anche tanto questo. Per cui mangiare e dormire lì. Quelle che adesso sì. chiamano Colf. Adesso chiamano Colf, prima era. Eh, una, una erano... volta non... Esatto. No, prima tutt'altro che Colf. <ride> e comunque. Come si non chiamavano sarebbe... una volta? Dillo ai nostri telespettatori. Servirora. Servilora. Servilora. La Serva. sera H, Servilora. Eh, eh, esatto, anche quello. Dipende dai paesi la colf quindi tu ragazzina ancora no? quanti anni avevi 15, quando hai fatto 15 questo? Anni. 15, 15 anni avevo 15 anni sono andata a casa di questa famiglia <coughs> scusa e comunque due bambini uno di 4 anni e una bimba di 9 mesi e io ero felicissima di andare a casa di questa famiglia perché almeno potevo vedere una vita diversa poi, quando ho cominciato a vedere che veramente mh, era diversa la, la vita, perché lì c'era il benessere. E a me, a me mi hanno sempre trattata con i guanti bianchi, perché ero piccola, perché comunque i bambini nel frattempo si erano affezionati tantissimo a me e volevano solo me. Tant'è vero È che bello. la piccolina, sì, la piccolina, quando ha imparato a parlare, la prima parola che ha detto era Anna. Ha! Contenta Anna, la mamma, immagino. la mamma. <ride> no, la no, no, è perché voleva dire mamma. Eh, <ride> voleva dire mamma. <ride> mamma. E invece questa bimba ripeteva Anna, ma poi guardava me e voleva dire me. Quando è arrivato il marito, quando è arrivato il marito, sai? Sai Giacci? Si chiamava Giacinto questo signore e sai Giacci? ha detto mamma Manuela, ha detto mamma, <ride> figurati, e la bambina continuava a dire Anna, e anche il bambino piccolo, comunque no papà, ha chiamato Anna, ha chiamato Anna. <ride> comunque sono stata lì, benissimo, benissimo, e io ho cominciato a vedere, la domenica si andava a messa, si passava in pasticceria, tutte le domeniche si passava in pasticceria, prendevano i pasticcini, quando mai io avevo visto roba di pasticceria, roba di mai, per cui erano proprio una famiglia a modo molto affezionati anche a me e a Natale, guarda, io in quel periodo lì lo stipendio era 20.000 lire al mese, però mangiavo ecco, il Confronto alle 3.000 lire di prima, ha eh, so, certo. fatto è un bel passo erano avanti. Passati, erano passati tre anni, però voglio dire: fatti, no, so, no, sette e, volte tanto, 20.000 lire. Ma il Natale, loro a Natale mi hanno regalato un tailleur tre pezzi, gonna, gilet e giacca, bello pesante, bello spesso. Che è costato 25.000 lire. Porca miseria. Più dello stipendio. Più di un mese di stipendio. E la tredicesima più di... ti hanno dato, dai. E, e più anche, eh, è più eh, anche sì. perché già mi avevano dato dei soldini in più, che poi io quei soldini erano tutti da portare a casa, eh, io non potevo tenermi una virgola, assolutamente, lo stipendio si dava tutto a casa. Eh, L'unica cosa che veniva fuori era il biglietto del pullman. Ma mh, io stavo tutta la settimana là, a quel periodo la governante, la, la domestica, tutto quello che era, aveva diritto al giovedì pomeriggio libero <ride> e la domenica pomeriggio. Essendo che io da Torino, vicino a Moncalieri poi andavo, da Collegno, quel periodo era di nuovo Collegno, e, cioè impiegavo tanto ad arrivare fino là. Allora cosa facevano? Abbiamo trovato un accordo che io andavo a casa... Alla domenica mattina andavo a casa e tornavo il lunedì mattina. Che bravi, dai. Per cui, esatto, per cui mi davano tutta la domenica libera dopo, mentre inizialmente era in un modo, dopo invece hanno detto no, senti così stai un po' più con i tuoi, anche con i tuoi fratellini, eccetera, perché poi vedevo... Che che no, molto bravi, molto bravi, insomma non mi posso lamentare. Piemontesi anche loro, eh? Ecco. Cioè, proprio io. Con bello tempi... vedere che a quei tempi c'era molta più umanità, forse di adesso. Sì, poi no, avevano no, capito, ma avevano visto e compreso molto bene la necessità della famiglia, che io ero lì da loro, perché, perché la famiglia aveva famiglia. bisogno. Esatto, la famiglia aveva bisogno di soldi. Perché è vero che nel frattempo, anche mio fratello, il più vecchio, aveva trovato lavoro, ma comunque eravamo sempre otto persone. Eh beh, non, era, non era poco, non capisco, no, è, è, stato, è stata dura. Però, ci abbiamo fatto Poi ecco, da, da lì... Siamo curiosi qua, noi siamo, ci facciamo <ride> i fatti tuoi. Cioè, i, fatti, I fatti miei va benissimo, ve lo racconto. Allora, io, dato che, comunque, per quanto la famiglia povera, la famiglia mi mancava. In ogni caso, e allora io sono voluta venire via da lì e loro i bambini piangevano non volevano che venissi via a me dispiaceva comunque però io a casa mi mancava mi mancava l'affetto affetto di casa anche se non era come adesso allora adesso i figli li prendiamo li coccoliamo li viziamo facciamo adesso io non più con i figli però voglio dire i nipoti quello che si può ma i genitori di adesso li coccolano i figli, questo a casa non c'era. L'unica cosa, mio padre andava a lavorare e tornava la sera, ecco anche qua, eravamo con mia mamma tutto il giorno, e se combinavi qualche marachella, cosa faceva? Glielo <ride> dico tuo padre quando arriva, no mamma, no mamma, no, non dirglielo. Perché comunque ne superavi una, ne superavi due, ma la terza, quando gli veniva detto al papà, allora, lì applicava, erano... applicava dei metodi, diciamo, correttivi non proprio non, ortodossi, non, non, diciamo esatto. E allora lì ci poteva passare la ciabatta, ci poteva passare, oltre che le mani, certo, le mani la ciabatta, la cinghia, la cinghia dei pantaloni, Aia, mamma mia. sul sedere, ci passava anche quello, e allora c'era il terrore quando mamma diceva sì va bene fai così non mi ascolti glielo dico a tuo padre noi avevamo un po' il terrore di questo perché sapevamo non che mh, potevi scampare non era una volta. bella cosa <ride> no assolutamente e con mamma anche mamma per carità era esasperata da questi figli perché voglio dire pensandoci noi quando eravamo piccoli i genitori li vedevamo vecchi è normale che un Beh, bambino vede è... i genitori. Tutti, credo. E penso, però, una volta le donne sembravano più vecchie. Avevano... Tutti, non avevano più... anche gli uomini. Esatto. Io ho visto esatto. delle foto di uomini di, di, di quegli anni, a 25 anni, sembra che ne avessero 5 Esatto. E io mi ricordo mia mamma, quando siamo venuti su, tutto sommato... Mia mamma aveva 26 anni, no, ne aveva... Del 26, era del 26, aveva 24, eh, 34 anni, ma aveva sei figli, 34 anni. Mamma mia. Per cui noi la vedevamo vecchia, ma pensandoci adesso, 34 anni, le donne sono ragazzine, sono ragazze adesso. Adesso a 40 anni sono ancora, siamo ancora ragazzi, mi ci metto pure io. <ride> Io 40 no. li ho passati da, da un paio di giorni. però Non ha importanza. Siamo ancora ragazzi. Sì, ci, ci si sente ragazzi. Più giovani Beh, è, cambiato siamo tutto, ragazzi... Tutto. è cambiato tutto. tutto. Però a quel tempo lì erano, erano, appunto, tempi che vedevi subito tutti vecchi. La vita comunque era più breve. In ogni caso, perché certo, una persona certo. di 60 anni una volta oh, oh, vecchissima. E soprattutto era più intensa, cioè le tribolazioni, gli stenti, insomma sì, era, era un'altra vita, no? Si invecchiavano, no, certo, no no. no. Anche questo. solo le cure mediche, insomma dai, sì, sì, abbiamo sì, fatto dei passaggi. Sì, non dei, dei dei scorrava, non potevi andare dal dentista. dal dentista, quando andavi dal dentista era quello della mutua, che cosa faceva? Hai male? Dove ti fa male? Toglieva via, via il dente e via il dolore. via, poglieva, via, via, sì sì. Via il dente e via il dolore. Però Anna Maria, ti stai distraendo un pochino, mi stai ubriacando con tutte queste storie? Bambino, bambino. eravamo rimasti che avevi boh, 15 anni e cambiato lavoro. Dove sei finita dopo aver fatto golf in questa famiglia? Eravamo rimasti lì. Finita. Cosa succede dopo? Allora, sono andata in fabbrica. Sono andata a lavorare andata in, in fabbrica. fabbrica a Torino. A Torino, giustamente. Immagino allora, che sia Polregno. stato facilissimo trovare. Un lavoro in famiglia. Sì, allora da, da lì da collegno venivo a Torino, ma era nella prima cintura proprio di, di Torino. Che però eh, o prendevi il pullman o te la facevi in bicicletta. E poi dalla fermata del pullman ci voleva un bel po' di strada, c'era un quarto d'ora da fare a piedi per arrivare alla fabbrica. Si facevano i turni a quel tempo e non è come adesso. Che tanti non... adesso magari l'ultimo periodo è cambiato un po' qualcosa. Comunque si lavorava anche col secondo turno, che finiva alle 10, lavorava il sabato, sempre. Ah, e già si se lavorava sei fare... giorni a settimana. Sei giorni a settimana. C erano 48 ma... ore all'epoca, le eh, 40 esatto. ore sono arrivate dopo. Esatto, 48 ore era ma... di fisso, ma c'era anche la cosa che potevi fare straordinario perché c'era una forte richiesta di, di personale no. c'era tanto lavoro quel tempo lì e allora io nonostante i turni la domenica mattina andavo dalle 7 alle 11 mi facevo ancora quelle quattro ore cioè ti cui... facevi tutti i giorni compresa la domenica giorni. Sì, sì compresa la domenica sovente sì sovente sì quando lo chiedevano io andavo anche perché Essendo che, come ti ho già detto, lo stipendio andava tutto a casa, con lo straordinario, potevo prendermi qualcosa io. Eh beh, almeno almeno qualche sfizio. qualche, qualche... Qua, Ma, qua stiamo esatto. parlando di, di che età: 15 anni, 16 anni, 17, quanti esatto, anni 16 anni perché era il 66. Poi eh? io nel 65 ah, ecco. ero a casa di quella famiglia, nel 66, sono andata in fabbrica. E per cui dico, insomma, poi eh, da lì che poi questa fabbrica era in fase iniziale oltretutto, perché non eravamo tanti dipendenti, non so se eravamo, ma non arrivavamo a 50 dipendenti. Ah. E, però era in espansione. La boita, vero... come diciamo qui a Torino, non è una boita. Esatto, eh? <ride> eravamo vicino alla ferrovia, c'era il piano sotto e il piano sopra, come fosse un appartamento, poco più di un appartamento era, no? Ma c'era una produzione già insomma, consistente. Di cosa? E... Cosa fabbricava? Elettrovalvole, elettrovalvole, elettrocomandi, sì, pezzi per lavatrici, frigoriferi, ah. tutti questi pezzi qua, per cui pulsantiere. E io però lì. Cosa ho fatto? Tanto quel tempo si trovava lavoro oggi smettevi in una fabbrica a domani mattina eri già nell'altra. Io sono venuta e eh, infatti era proprio guarda, una pacchia, ma non lo sapevamo che era una pacchia, l'abbiamo <ride> capito dopo. E Comunque sono venuta via da lì e sono andata in una fabbrica di guarnizioni per le macchine. E questa fabbrica che era in Torino sempre comunque per poche lire per due tre lire ti spostavi tranquillamente lasciavi un posto di lavoro e ne prendevi un altro lì sono esatto. stata sono stata qualche mese e, e nell'insieme ma ho detto vediamo se mi avvicino a casa e sono andata a una fabbrica delle caffettiere con legno che c'è tuttora questa fabbrica, la Ilsa. Non so se tu sì, mh, sì, la conosci. Esatto, non so se tu conosci. Pentola e caffettiere. Cose, esatto, e ho lavorato un periodo lì. Poi, vabbè, mh, non andava neanche tanto lì. Essendo che quando mi sono licenziata dalla fabbrica di elettrocomandi, il ragioniere mi voleva bene, era, era affezionato e mi aveva detto. Anna Maria, perché poi mi chiamava per, per nome intero, io in genere la, le persone mi chiamano Anna, però mi dicevano: mi aveva detto questo ragioniere, Anna Maria, qualsiasi momento tu voglia tornare, la porta è aperta. E io, secondo Bello. me, dico: ma figurati, mica torno, tanto il lavoro si trova. <coughs> Nel frattempo, la fabbrica si è spostata, si è spostata col legno, ingrandita tantissimo. E io dopo un po' ho detto, ma perché non torno a questa fabbrica? Tant'è vero che c'era questo ragioniere che quando mi sono presentata non mi ha neanche fatto aprire bocca. Sono stata di nuovo assunta, avevo il mio posto, una bellissima fabbrica, mi trovavo bene con i, con i colleghi, con i, con i superiori comunque. E, insomma, sono rimasta un po' di anni. Ho rimasta un po' di anni, poi la vita è cambiata un po'. Quindi Anna Maria lavora in fabbrica, ti trovi benissimo, immagino che hai fatto tutta la vita questo lavoro fino alla pensione o no? No, è tutt'altro, poi la vita è cambiata totalmente. Ah. Ho, conosciuto, no, ho conosciuto un ragazzo, abitava a Torino, però lavorava con legno e ci siamo conosciuti in una festa di compleanno per farla proprio breve breve. E, e niente, da lì mi ha subito chiesto di uscire perché non lo so cosa c'è stato, il fulmine. e Così il fatto fuori. sta che eh, dopo poco tempo ci siamo sposati, ma lui l'ho fatto entrare anch'io, anche lui l'ho fatto poi entrare dove lavoravo io. Ma lui aveva fatto il panettiere, per cui mi ha detto: Ma io, che, che ci sto a fare in fabbrica? Prendiamo un negozio? No, per carità, no, no, no. Fatto sta che ha vinto lui. E abbiamo preso un panificio <ride> e, e così ho fatto la panettiera per 40 anni. Ah, e è cambiato siamo... completamente settore oh, proprio totalmente. <ride> proprio la panettiera, per cui 20 anni di produzione panificio pasticceria. Ah, facevi proprio di... il pane? Sì, sì, proprio il pane e pasticceria dolci, proprio in laboratorio, di tutto e di più, facevamo tutto, quelle colombe, quei panettoni che uscivano. E, e niente, nel frattempo ci sono ci sono tre figli, sono nati tre figli, di cui uno è già bello grandicello, sono tutti grandi per carità, ma uno ha già una bella età matura. Sono nonna di quattro nipoti, li adoro. Non li posso vedere tutti i giorni, ma comunque si adorano poi specie il maschio lo vedo poco purtroppo abita distante però vabbè quando lo ah. vedo il cuore si apre giustamente non, uh... e sono in pensione abito a torino e, sei in e sono in pensione e abito a torino adesso, per la sì. pensionata Penso ma io voglio pensionata. fare qualche domanda ad anna maria l'emigrata no in veste di emigrata no, ti stiamo intervistando in veste di certo. emigrata proprio perché la tua storia la conosco parte, e mi parte. è interessante eh, in tutto l'arco della tua vita, com'è stato il tuo rapporto poi con la Sardegna? Ti è, sin da piccola, che sei immigrata, che avevi dieci anni, hai detto, esatto. hai, provato, hai provato nostalgia? Quando ci sei tornata la prima volta, dopo quanti anni, che allora, cosa hai provato? Un pochino, raccontaci io... un pochino il tuo rapporto con la Sardegna da immigrata. Allora, da immigrata purtroppo in Sardegna... Per tanti anni non sono più tornata perché i miei non è che potevano andare giù. Quando mi sono sposata sono andata in Sardegna, dopo nove anni che mancavo dalla Sardegna. Ti sei sposata giovanissima? Eh, 19 anni mi sono sposata, 18. Comunque sono, sì, sono andata in Sardegna quell'anno lì e da lì in poi ho frequentato di più la Sardegna. Ma tu pensa che da Sarda non andavamo al mare? Non andavamo al mare, per cui ho cominciato a frequentare proprio il mare dopo sposata. Dopo sposata. Oh. E allora poi siamo andati diverse volte, sì, anche man mano che i bambini crescevano. Poi c'era mia suocera che inizialmente abitava a Torino, però aveva la casa giù in Sardegna. Allora i figli cosa facevano? Il primo, sia sì, il primo che la seconda, d'estate li mandavo giù dalla nonna. Poi, man mano sono subentrati altri nipoti per mia suocera, al che io ho detto: No, sono troppi, io non li mando più perché era un sovraccarico per questa donna e, e niente, per cui non li ho più mandati e andavano quando andavamo noi venivano loro altrimenti non esatto, più però no? sì loro da piccoli hanno vissuto molto la Sardegna proprio nel periodo Sì, estivo, a quei tempi perché... si usava questa cosa che a fine, a fine scuola io lo, esatto. lo canto anche nelle mie canzoni, racconto di queste cose qua che ho visto Sì, ho sentito, ho sentito a, a fine canzone, scuola ci si mandava dall'altra parte del mare. Era, ma era normale passare l'estate. E che bello C'era l'estate, ragazzi, non c'era No, non, non c'era ragazzi, non c'era niente c'era lo e, stato bravo sì, esatto <ride> e così sì però i miei figli è rimasto molto quel periodo che vivevano in Sardegna l'hanno proprio messo ma dentro no, non, ci hai detto, non ci hai detto una cosa importante Anna mm. Maria ma tuo marito era sardo o non era sardo era sardo di San Giovanni Suergio anche lui del Sulcis sì, e vi siete caramba... conosciuti a Torino però a Torino, sì, a Collegno ah. ci siamo conosciuti lui ecco, abitava vabbè, a Torino, dico, a Torino per, dire, per, sì, per sì. dire sì 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 non ci conoscevamo sì, sì, sì. caramba sì. e i tuoi figli che rapporto hanno avuto hanno con la Sardegna la, come la allora, vivono come l'hanno vissuta sì. e come la vivono allora i miei figli a parte che nel frattempo appunto io ho parlato dei primi due che andavano in Sardegna ma nel frattempo è nata anche la terza per cui eh, la Sardegna loro l'adorano. Il primo, poi il primo è più sardo dei sardi, io gli dico. E invece, anche, anche, la seconda, anche la seconda, la più grande delle femmine, anche lei, tutte le volte che può, viaggia, viaggia. Beh, ma in Sardegna Avendola la soffrendo... vissuta più intensamente, come, come ci stavi esatto, raccontando, con le estati ne, sta, ne sta soffrendo di non poter andare. Proprio comunque, anche la più piccola, innamorata della Sardegna ci va meno frequente, però noi adoriamo la Sardegna, per noi è un simbolo, è, è, è tutto, è vita, è vita anche se non, non posso andare frequente. Io adesso Quindi è... l'amore l'amore anche se appunto non si frequenta spesso, l'amore è rimasto sempre vivo. Sì, molto. È, è proprio e tradizioni, le tradizioni? Hai continuato a rispettarle, a seguirle? Ma io le tradizioni abbastanza, abbastanza tutto quello che posso faccio, che a me poi piace creare, piace fare, nel senso, io sono in pensione, ma io mi faccio il pane a casa, è capitato di farmi pane <ride> so. Pane con pomodoro, ani con Tammatica è una specialità, credo. Sulcitana per chi non lo esatto, esatto, esatto io qua, la, lo compro sempre quando vado a Sant'Antioco è buonissimo. A e, per Perché non lo sapesse, questo. non è che sia pane e pane con pomodoro, non è una fetta di pane col pomodoro? No, non assolutamente è una cosa, un, un pochino, pochino più elaborata e di una squisitezza eh, pazzesca. Una squisitezza e lo fai? E lo fai? Lui, e, lo fai e lo faccio sì, sì. ogni Brava. tanto, lo faccio. e i familiari sono ultra felici quando capita. Sì, 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 è così. No, Quindi ma io comunque, ho... vabbè, un piatto però... di malorezzo ogni tanto te lo farai. In... Anche scurugione, sì. Eh, beh, scurugione, eh beh, certo. Anche scurugione, sì. Però tu, tu quali, quali fai? fai? Sono curioso. Tu fai quelli alla, alla maureddina, immagino, i ravioloni. Li ah beh, eh, beh, sì, sono grandi, certo. Quelli alla maureddina, ma quelli grandi. con ricotta e spinaci, O sbaglio. Ricotta, no le costine selvatiche, ci vanno, vanno meglio costine per cui non spinarci. O ci metti le costine, appunto così, ma quelle selvatiche sono meglio, sono più saporite oh, e ci metti anche lo zafferano. Lo, ah, ecco, lo dico per gli amici non sardi, che ci sono due varietà di culurgionis in Sardegna. Si chiamano esatto. uguale, ma sono abbastanza diversi sono quelli mauredini, cioè quelli del Campidano, del sud della Sardegna che sono quelle specie di ravioloni quadrati che sta dicendo. La E poi ci sono quelli oliastrini che hanno patate, menta, formaggio. Sì, esatto, sono totalmente diversi. diversi, sì, sì. Ma io guarda, io ti Tra l'altro, abbiamo un'amica che ci segue sempre, si chiama Tiziana Cozza. Io conosco di persona e ogni volta che vado a casa sua me li prepara, è una cosa che non ti dico altro. Ma dai! Uh -huh. Se sì. è Ma una cosa, comunque... se stai ascoltando, prepara i se che sto arrivando. <ride> a me piacciono tutti e due i tipi, eh? tutte e due. Però, però faccio solo quelli con la ricotta, quelli quadrati grandi con quelli la ricotta. Quelli tipici. Eh, tipici. Sì, sì, tipici. Tipici della tua della zona. Esatto, io faccio eh beh, quelli. Lì. Mm. Ognuno fa... Eh, oh. Tiziana, come, come dicevo prima, è ogliastrina e quindi... E per cui fa... Mezza ogliastrina pena. e quindi, quindi. certo. Mm. Anna Maria, ma durante questi 60 e più anni di immigrazione eh, frequentavi, hai frequentato i sardi in Piemonte, i sardi a Torino, frequentavi dei circoli, eh, hai continuato comunque a frequentare sardi emigrati come te oppure no? Ma ti dirò, nei primi anni sì, c'era proprio l'aggregazione, ci trovavamo con dei sardi. e Dopo è stata più una frequentazione familiare, nel senso man mano siamo cresciuti tutti, eh, per cui chi si è sposato con sardi, eh, per cui c'era questa famiglia cresciuta, questa allargata mh, di sardi, però poi si è diventati anche un po' misti. Ma di circoli proprio di frequentare, di dire ok, vado sempre a un circolo, no, questo non c'è stato. Anche se ho conosciuto persone tramite altre persone, ho conosciuto chi frequentava circoli, sì. ho conosciuto, però 4. proprio una mia frequentazione, no. Non hai mai praticato, no. diciamo, più di tanto? Proprio. No, un po' perché si lavorava tantissimo, per cui non... Eh, no, e poi, vabbè, poi la vita ha portato anche dei lati purtroppo non, non brillanti. E allora se prima avevi troppo motivo di lavoro, dopo avevi altro che ti, ti tratteneva, di non, non potevi andare a frequentare queste, questi posti. Ecco. Anna Maria, che dire? La tua storia, io sapevo che era molto interessante, eh, molti ci si, ci si saranno rivisti, altri più giovani saranno rimasti un pochino sbalorditi di come, di come si viveva, di come certo. si affrontava la vita qualche tempo fa, specialmente in, in famiglie numerose in cui mancava anche l'essenziale, cioè da mangiare. Sicuramente mancano, pescarla, tanti si viveva... per tanti giovani è difficile da Sarà capire. Sarà una sorpresa, certo. Sarà eh. una sorpresa, quello sì. Mm. È stato un piacere ascoltarti, ascoltare la tua storia, condividerla con i nostri numerosissimi telespettatori. Sei stata sono... una graditissima ospite. E Dimmi. io sono felice di essere stata... Eh, invitata a, a questa, che dire, questa tradizione a questa intervista mm, mi ha fatto proprio tanto piacere. Guarda, molto piacere, Gianluca. Sì. Eh beh, emigrati eh, sono storie ed aneddoti raccontate eh, di migranti, storie ed aneddoti di migranti e migrazioni raccontate dai protagonisti. Chi se non tu con 60 anni e più di emigrazione esatto. sei una grandissima protagonista. Tra l'altro, visto che siamo abbastanza vicini, eh, uh -huh. mi piacerebbe prima o poi vederti di persona, vederti salutare di persona e fammi assaggiare questo, fammi assaggiare questo pane con Tamati. Cioè, immagino che sia buono il tuo. No, non è buono, è buonissimo. È buonissimo. È buonissimo allora, sì, prima sì. o poi vengo e magari me lo fai anche assaggiare. Ma certo, io ti aspetto, guarda, molto volentieri, dimmi quando sei disponibile. Io sono disponibile, vieni pure. Ma io vengo chiami? il prima possibile. Assolutamente vengo il, il prima possibile. possibile. Anche, anche perché mi devi spiegare la ricetta, oh mamma. Ma certo, ma certo. Eh, la mamma deve insegnare ai figli esatto. le tradizioni, perché io ma lo faccio il pane con tematica ma non mi viene buono. Non viene buono, perché quello Attenzione, fa la mascherina. mascherina. Mettete mascherina. la mascherina, perché non siamo ancora Mascherina, sì ecco capito mamma certo e questa certo. era la storia di anna maria matta ovvero mia mamma la mamma la mamma esatto aspetta che torna l'ovile sorpresa sorpresissima caramba eh, la volevo io la ricetta la volevo di persona eh, certo beh a questo eh, punto certo. posso chiamarti mamma il figlio grande di cui parlavi ero io e, quello ecco, 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 malato di mio... Sardegna per chi non l'avesse capito sono il quinto molo più malato certo. di così <ride> e più, sardo, Quindi, dei grazie, grazie. più sardo, eh, sardo dei sardi più sardo dei sardi di moltissimi sardi <ride> sì è vero, mm, è vero. grazie sì. ancora ti ho voluto conservare come ultima puntata perché la ciliegina sulla torta eh. oppure come dico sempre nei miei spettacoli sul cis in Fondo. Dulcis in fondo, certo. No, no, bene. Mi ha fatto piacere, guarda, proprio mi ha fatto tanto piacere. Non pensavo, bene. infatti non pensavo che venisse fuori una storia. Se, dal mio punto di vista, avendolo vissuto, ho detto cosa c'è di interessante. C'è, c'è, c'è. C'è. E c è. C è. Io sono tu sicuro che i nostri telespettatori la troveranno interessante. Bene, Anna Maria, con okay. questo ci salutiamo, soprattutto salutiamo i nostri amici e ciao a tutti alla prossima stagione perché questa è l'ultima puntata okay. ciao Anna Maria ciao a tutti, ciao grazie ciao ciao ah ah non ve l'aspettavate eh ci siete cascati e beh eh, mi sembrava doveroso insomma mi sembrava anche carino condividere la storia di mia mamma che è quella che è. Chi ha caratterizzato poi tutta la mia vita da, da figlio di immigrati, appunto, e che mi ha portato a, a ideare questa canzone. Eh, scusate, abitudine, a ideare questa trasmissione insieme a Mariano lo Piccolo. Ed essere qui a raccontarvi le storie di immigrati. Mi sono un po' emozionato, devo ammetterlo, quindi scusate se mi, mi inciampo un attimino. Eh, questa è teoricamente era l'ultima puntata, però, come vi ho accennato prima, ci sarà. Una piccola sorpresa fra un paio di settimane circa vi faremo poi sapere di preciso quando. Io e Mariano lo Piccolo saremo eh, presenti insieme. Ci faremo una chiacchierata che si chiamerà presumibilmente Speciale Immigrati, Comunque sarà uno speciale immigrati, Ripercorreremo insieme queste 13 puntate, queste 13 storie. Racconteremo aneddoti che magari non sono passati nelle trasmissioni, verranno invitati, saranno presenti in diretta con qualche breve intervento anche alcuni, spero il più possibile, di questi, eh, di questi ospiti che abbiamo avuto in questi mesi. Quindi Teresa, visto che sei collegata, ti sto già invitando e eh, ci conto. E poi dicevo del libro, il libro appunto non sarà solo la trascrizione delle interviste, sarà, ci saranno anche dei, dei pezzi partic in particolare che per motivi televisivi non, non sono stati inseriti nelle, nelle trasmissioni, quindi ci saranno anche cose diverse, quindi vi invito quando sarà ora a procurarvi questo libro di emigrati. Questo è un piccolo, un piccolo sport pubblicitario, quando ci sarà comunque vi avviso. Io direi, caro il mio amico regista, leggiamo, leggiamo in ordine cronologico i messaggi della seconda parte, che dici? Guarda un po' chi c'è. Alessandro Mancis, come diceva un tale, sono un piccone viaggiatore. Conosco quel tale. Un tale comico cabarettista sardo di fama nazionale. Sono un piccone viaggiatore, sempre in giro col mio picco. In Sardegna si dice che però, quando c'è il picco, devi portare dietro anche la pala. Picco e pala, capito? Amarraio, Alessandro. Teresa Fantasia, dall'Argentina, dice, bella storia, Anna Maria. Dura, però bella. vi fa rivivere molti periodi della mia vita. Ecco, si è avverato quello, che avevo accennato all'inizio, molti, molti di voi, specialmente gli emigrati più anziani, sicuramente ci si rivedranno un pochino in questa storia di, 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 di sofferenza, di migrazione ma anche di tanta umanità e solidarietà. Abbiamo sentito. Alfio Bracco, benvenuto. Io ho passato la vita come immigrato in Svizzera, in Francia e sono rimasto fregato. E Regno Unito, sei rimasto fregato in Francia, ci piacerebbe magari contattaci. che ci racconti la tua storia nella prossima stagione di Migrati? Perché no, è eh, Alfio. Contattaci che ci interessa sentirla. Tiziana Cozza dice, grande Gianluca e grande Anna Maria. Eh, grazie Tiziana. Hai sentito? Guarda che non scherzavo. Prepara i che sto arrivando. Teresa Fantasia continua. Ho imparato a fare i di patate, menta e pecorino alla nuseia. A casa di Giovanna Mulas, che è una grandissima poetessa, nonché una simpaticissima... Persona di, appunto di Lanusei, un'amica di, di, di Teresa e anche mia. Tiziana Cozza, avevo visto bene, avevi immaginato che la mia mamma, non ci credo neanche un po'. Fa guancia, non ci credo. <ride> Stefania Fredolini dice: Wow, con tre cuoricini, credo che siano per la sorpresa della mamma, come dice anche Teresa Fantasia. Wow, che piacere! Piacere mio, grazie signora Anna, dice Laura Chilardi. Ma stai dicendo grazie per aver fatto un figlio così o grazie per averci raccontato la storia, ah, no. Vabbè, dai. Quest'a potevo risparmiarmela. Stefania continua. Bellissima storia in cui noi, figli di emigranti sardi, ci rivediamo. Grazie Luca, grazie alla tua mamma Anna Maria. Grazie a te Stefania. Sì, immaginavo che anche tu fossi appunto figlia di emigrati che ti, ti ci, ci rispecchi come, come me, appunto, come tanti. Brava mamma, questa signora la conosco, si chiama Laura Cozza e mia sorella, nonché la figlia grande, che veniva con me in Sardegna ai tempi di cui ha parlato mia mamma. Grazie Armanito, grazie a te. Hermanita, abbiamo ancora messaggi? Non ne abbiamo più che dire ancora in chiusura. Beh, eh, avremo un'altra occasione. Ancora. Per rivederci e salutarci. Ringraziare. Però lo faccio già adesso perché ci tengo a ringraziare veramente tanto. Prima di tutto, Mariano lo piccolo. Che è stato davvero sapiente e soprattutto paziente nella sua regia, eh, sempre a Santo Lussugio in Sardegna, e grazie a lui che questo programma è potuto esistere. E quindi grazie, 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 ti ringrazio pubblicamente Mariano, avremo comunque modo di farci questa chiacchierata nello speciale. Ringrazio soprattutto voi che ci seguite sempre, ci sono delle persone che non hanno mai mollato per una puntata, grazie di cuore perché senza di voi che stiamo a raccontare le cose a fare. No? E la, la, questo è solo appunto un arrivederci, mi raccomando non mancate allo speciale Migrati che andrà in onda tra un paio di settimane, rimanete sintonizzati, vi aspetto e... Asibiri, come diciamo a Torino. A presto. Ciao, ciao. Buon weekend.